Si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Atina la quinta edizione del Memorial Onofrio Formisano. Il Memorial, anche quest'anno, è stato organizzato dalla Banca Popolare Il Cassinate Virtus Cassino per ricordare Onofrio Formisano, grande imprenditore della città martire, un grande uomo e un grande appassionato di sport, ma è anche l'occasione per celebrare un anno sportivo che ha visto la Virtus impegnata nel campionato di Serie B e che ha regalato straordinarie emozioni a tifosi, spettatori, sportivi e a tutta la città di Cassino. Siamo qui con il direttore della Banca Popolare del Cassinate. Allora, direttore, quanto sono importanti questi momenti di aggregazione, soprattutto per un uomo così importante e un imprenditore così importante nel Cassinate? Onofrio Formisano, siamo giunti alla quinta edizione di questo Memorial. Com'è bello vedere tutti quanti questi bambini che fanno un così bello sport. Senti, io stasera ho partecipato, come voi ben sapete, in sostituzione del presidente della Banca Popolare del Cassinate, che è proprio il fratello del signor Formisano Onofrio, oramai defunto da qualche tempo. E io sono particolarmente contento stasera di aver partecipato al Memorial, alla quinta edizione del Memorial, non solo perché mi legava con il fratello del presidente, quindi con Onofrio, da una amicizia profonda, ma era più che altro dettata, diciamo, questa amicizia da un rispetto quasi reciproco. Certe volte ci guardavamo, ma sapevamo già quello che dovevamo in un certo senso dire. E quindi questa sera sono stato particolarmente contento, di ricordare lui e di ricordare naturalmente quando era ancora tra di noi. È stato un uomo, come ho detto prima, da doti personali molto ma molto elevato, un imprenditore capace che ha dato, diciamo, oggi si dice, come si dice, da mangiare a parecchie famiglie qui a Cassino. È stato un capo famiglia come lo si era, diciamo, una volta, quelle famiglie di una volta patriarcali, ed è, come ho detto poc'anzi, un grande estimatore del basket, un grande estimatore, però, a dire la verità, di tutti gli sport che si possono immaginare. Quando c'era qualche manifestazione di sport, c'era sempre Onofrio Formisano. Interesse per tutti gli sport da parte di Onofrio Formisano, lo stesso che ha la stessa attenzione che ha la banca su tutto il territorio. Siete al fianco di tante diciamo società sportive, e quanto è importante questa attività della banca, appunto, nel sociale? Da noi ci siamo proposti, sì, da quando ci siamo costituiti, quindi già da oltre 60 anni, che è quella di mettersi al servizio del proprio territorio. Ma io lo dico con grandissima soddisfazione, perché, diciamo, questa attività si è intensificata specialmente in questi ultimi 6-7 anni, dove mi hanno visto come direttore e prima anche come vice direttore della banca. Questo nuovo modo di fare banca, noi lo abbiamo detto, significa appunto essere anche vicino a tutte le varie attività a livello locale, non soltanto sportive, ricreative, ma specialmente culturali e sociali. Dove c'è una qualsiasi attività, voi lo avete ben potuto constatare, c'è la Banca Popolare del Cassinate. Ho il dovere e il piacere di portare i saluti di mio suocero Donato Formisano, che poco fa ho sentito al telefono e mi ha detto di salutarvi tutti dal profondo del cuore. Ho il piacere e il dovere di portare i saluti di mia moglie Donatella, che è con mio suocero, come voi sapete. Grazie. E ho il piacere e il dovere di ringraziarvi personalmente per tutti quelli che c'erano il 5 giugno scorso in occasione dell'ultima partita della nostra prima squadra, che tante soddisfazioni ci ha regalato e per il quale ringrazio Manuel Carrizzo per essere qui il nostro capitano.
E ringrazio anche il nostro coach Luca Vettese che tanto ha regalato alla nostra associazione. Vieni qua, vieni. Capitano, eccoli qua gli artefici. Ho il dovere di ringraziare in primis il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Cassinate nella persona del direttore Toti, di Giancarlo Caira e di tutti gli altri qui presenti. Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per noi e per il sostegno che ci avete dato. In tema di ringraziamenti non posso esimermi dal ringraziare uno degli artefici fondamentali dei successi della Virtus, ma dei successi di questi piccoli. Un grande applauso ad Ansel Perilli. Eccolo là, Ansel. Eccolo qua. In tema di ringraziamenti, è la serata giusta? Un grande grazie di cuore a Guido Grossi, che è uno delle anime della Virtus. Grande Guido. Grazie a te, grazie. Grazie a te. E un grande grazie al nostro Furio De Monaco. Eccolo qua. Il nostro ringraziamento va anche a chi lavora dietro le quinte. Sono lassù, quei ragazzi lì che ci permettono di seguire la Virtus, di fare in modo che la Virtus viva, si esprima sui social, sia presente tra di voi. Grazie Alberto, grazie Giorgio, grazie Sara, grazie Cristian, grazie di cuore, grazie. Ringraziamento anche all'ufficio marketing della Banca Popolare del Cassinate, Salvatore Lala, Cristina Tubaro, Walter Pitiglio. Grazie a tutti. E ringraziamento a tutti voi che siete qui in rappresentanza della Virtus, di tutti quelli che hanno accompagnato la nostra prima squadra, ma anche i ragazzi in questa splendida annata. Grazie di vero cuore. Il ringraziamento poi è d'obbligo, ma ci sarà tempo e modo ulteriore per farlo, a tutti i sostenitori, gli amici della Virtus, quelli che poi sono chiamati gli sponsor. Io davvero ringrazio tutti, e in particolare il nostro vicepresidente Renato Di Carlo, l'altro main sponsor, l'Auto Vision di Stefano Magnante, ma poi tutti quelli che hanno sostenuto la Virtus. Penso di non dimenticare nessuno, il nostro sponsor tecnico Sergio Michelucci e il presidente del Cassino Calcio, il nostro grande Nicandro Rossi. Grazie davvero per il vostro sostegno, grazie. Siamo qui con lo sponsor della Virtus, il presidente del Cassino Calcio Nicandro Rossi, e con il responsabile del marketing della Virtus Cassino, nonché il vicepresidente della Banca Popolare del Cassinate, main sponsor del Cassino Calcio e della Virtus Cassino, Vincenzo Formisano. Allora partiamo prima con il presidente. Allora, abbiamo vissuto una stagione bella, ma allo stesso tempo brutta, sia per il calcio che per il basket, a un passo dal sogno per entrambe le società, e però un sogno che si è svanito con un niente. Da cosa ripartiremo con il calcio, in quanto primo tifoso e diciamo presidente della società, e diciamo che cosa prospetta per tutta la città di Cassino nello sport?
Allora, sicuramente noi per quanto riguarda il calcio ripartiamo con una squadra competitiva e anche questa volta cercheremo di vincere questo benedetto campionato. Poi riallacciandomi a quello che hai detto prima tu anche per il basket, io quella sera ho rivissuto la stessa cosa che era successo per il calcio. Infatti il viso di tuo padre sembrava quello mio, c'è una foto che era quello là, lo stesso viso, quindi dispiaciuto, amareggiato, distrutto, però noi siamo qui pronti a ripartire. Io voglio fare un'ulteriore promessa. Io ogni anno faccio una battuta a Donatella e dico che raddoppio sempre lo sponsor, quello che il nostro gruppo, il gruppo Rossi, dà per il basket. Anche quest'anno raddoppio, quindi è una buona notizia per Donatella. Le faccio giusto un ultimo appunto: da quale serie? Io, la nostra o la vostra? Scusa, la nostra. Io spero di un ripeschiaggio, però alla fine se non c'è va bene lo stesso, perché i campionati bisogna vincerli, bisogna creare entusiasmo attorno alla squadra e bisogna vincerli, quindi dobbiamo sia per il basket che per il calcio creare dell'entusiasmo, così la gente ritorna come quello che ho visto la semifinale di Coppa e alla finalina qui all'ultima partita qui al basket, qui al palazzetto di Atina dove c'era il pienone. Bilanci per la città di Cassino sia da un punto di vista per il calcio che per il basket. Parola al vicepresidente responsabile del marketing. Beh, il bilancio è sicuramente positivo. Io ho detto all'amico Nicandro Rossi la sera della sconfitta in casa con il Mazzara, dove ero lì dietro la porta di quel maledetto rigore sbagliato, ho detto: tu hai vinto, perché io non avevo mai visto tanta gente allo stadio così entusiasta dai tempi della C2 di D'Ambrosio. E quindi questa è una grossa vittoria che vale ancora più delle vittorie che poi abbiamo avuto, perché Cassino Calcio ha vinto la Coppa Italia regionale, che non è un traguardo di poco conto, si è ben qualificata e purtroppo ci è mancato quei 10 centimetri, perché se entra quel rigore stiamo raccontando un'altra storia. Quei centimetri che poi determinano l'uscita di una palla dal canestro, passando al basket, 30 centimetri è il diametro di quel cerchio magico in cui mettere un pallone dentro. Io che sono un calciofilo, alle mie prime partite gridavo sempre gol a ogni canestro, adesso mi piace e mi sono appassionato anche al basket. Complessivamente che dire, la Banca Popolare ama Cassino e ama la città di Cassino. Io l'ho già detto pubblicamente, non farà mancare mai il sostegno alle squadre, questa di calcio e di basket, ma anche le altre che verranno. Io dico, se a Cassino si fa una squadra di freccette, io vado a tifare a vedere il Cassino. E quindi la promessa che facciamo, un impegno ufficiale, lo facciamo al presidente, ma a tutta la tifoseria di calcio e di basket. Man mano che si sale di categoria con il calcio così come il basket, e le norme consentono di dare più sponsorizzazioni, perché quello è un algoritmo matematico in base alle categorie dove si milita, noi non ci tireremo indietro, anzi lo abbiamo già messo in preventivo, e poiché la banca, grazie a Dio, va bene, produce utili e crea valore, meglio va la banca e più forte sarà l'impegno nel calcio, nel basket, ma anche negli altri sport. Quindi l'impegno ufficiale è: facciamo una grande squadra di calcio, vinciamo il campionato. Siccome l'ultimo campionato l'abbiamo vinto insieme, non poteva essere questo l'epilogo. Io a scanso di ogni scaramanzia dico che lo vinceremo tutti e due l'anno prossimo e festeggeremo due grandi risultati sportivi. Forza Cassino. Ultima domanda per entrambi: il vicepresidente ha detto giustamente del grande pubblico che è stato a sostenere il Cassino Calcio nella semifinale con il Mazzara, e c'è stata anche una grande affluenza di pubblico qui al palazzetto. Secondo me la più grande cosa che avete fatto e di cui dovete essere fieri è quello di aver riportato entusiasmo in una città che lo merita. Sì, e questa è la verità, non posso aggiungere altro perché lo hai detto già tu queste cose qua, quindi va bene così. Grazie. Chi racconta la Virtus è questo signore qui con la camera sulla spalla, è Francesco Russo, e a lui è il nostro applauso d'obbligo. Dovete sapere poi che la Virtus è una forza delle poche società che manda in diretta le proprie partite via streaming. Di questo io ringrazio sempre il nostro grandissimo Gianluca De Cina.
Insomma, una grande squadra, ma adesso è il giorno della festa, è il giorno della festa dei più piccoli, è il giorno del quinto Memorial Onofrio Formisano. Noi l'abbiamo voluto dedicare a lui fin dal primo anno, perché quando io gli dissi: zio, facciamo la Virtus, vai, voglio, non ti fermare, vai, vai tranquillo, era giusto, dovevamo farlo. Lui mi ha dato una sorta di imprimatur anche affettivo, e per cui glielo dedichiamo di cuore la quinta edizione. La Virtus nasce il 25 luglio del 2011 e da allora, con grandi sforzi ma con grande abnegazione, con grande voglia, siamo arrivati alle soglie della Serie A, forse uno dei risultati storici per lo sport cassinate. Lo festeggiamo qui ad Atina e siamo contenti di questo. È il teatro delle nostre battaglie, delle nostre vittorie, anche delle nostre sconfitte, ma va bene così. Grazie ancora e spazio ad Ansel. Nel frattempo noi sentiamo un po' di musica e lo interromperemo ogni tanto per fare il punto della situazione. È particolarmente significativo che la conclusione di questo anno così denso e importante e al tempo stesso il ricordo di un uomo che ha tanto amato lo sport coincidano in un unico grande evento, una giornata di sport e di sano divertimento, nella quale sono stati presenti anche il settore giovanile della Virtus, il grande capitano Manuel Carrizo, tanti appassionati di sport, i tifosi, i tesserati rossoblù, la dirigenza della squadra, i giocatori. La prima domanda è d'obbligo: sarai ancora il capitano di questa squadra? Sì, sono sicuro al 100% che continuerò con la Virtus, quindi per me è un grandissimo piacere, è un grande onore poter ancora indossare questa maglia e ancora di più essere il capitano di questa società, quindi è un ringraziamento per la fiducia di tutta la società e tutto lo staff che hanno messo l'anno scorso e anche l'anno prossimo in me. Passando dalla parte personale alla parte collettiva, brucia ancora, però diciamo si è affievolito il dolore, è diventato un po' più debole, quindi abbiamo gettato adesso delle basi solide da cui dobbiamo ripartire. Quali sono queste basi e da dove ripartiresti il prossimo anno? Guarda, sì, ancora brucia un po' la sconfitta, però adesso che è finito il campionato davvero e che è passata la Final Four a Montecatini, sicuramente si possono tirare le somme un po' più con tranquillità. Sicuramente la squadra e la società ha fatto dei grandissimi passi avanti, dei miglioramenti, quindi ci sono tantissime cose da cui ripartire. Penso che ci stanno tanti punti fermi, ma non sono io a decidere quali sono, ma sicuramente la società e gli allenatori sono loro a decidere quali sono i veri punti fermi sia della società come della squadra, quindi sicuramente si parte molto avvantaggiati e molto meglio che l'anno scorso, con una crescita molto molto importante e con una grandissima ambizione, ancora più grande di quella dell'anno scorso. Appunto, ambizioni più grandi, poiché il passato appunto è solido, quindi come disse qualcuno tempo fa, l'obiettivo è sempre migliorarsi, quindi il migliorarsi diciamo di conseguenza è fare un saltino più in avanti. Sì, sicuramente una squadra che fa questo percorso, che arriva 2 anni fa ai playoff, quest'anno che arriva in finale e che vuole ancora e sta cercando di migliorarsi, vuol dire che sicuramente punterà a vincere il campionato, non ci nascondiamo di questo, è giusto dirlo anche, però è giusto anche sapere che è molto difficile. Lo sappiamo bene che arrivare già in finale è veramente veramente difficile e vincere ancora di più, quindi come abbiamo parlato poco fa con Leonardo, il campionato si vince a giugno dell'anno prossimo, ma si comincia a vincere adesso a giugno di quest'anno. Hai sentito qualche tuo compagno? Ci sono già voci, no? Ma ho sentito tutti, voci ce ne stanno, però io posso... Tipo di compagni di squadra tuoi di quest'anno, ma anche che, non so, potrebbero venire. Sì, un po' tanta gente vuole venire a Cassino, sinceramente.
E compagni di squadra, sì, li ho sentiti, abbiamo parlato con quasi tutti o con tutti, ho parlato, però io posso parlare per me, gli altri sinceramente non lo so che scelta faranno e cosa, soprattutto cosa vorrà la società nel loro confronto, quindi niente, si vedrà in questi mesi, in questi giorni, diciamo. Grazie. Anche quest'anno l'evento è stato organizzato con il supporto della Banca Popolare del Cassinate, da sempre attenta allo sport e ai suoi valori e da sempre attenta sostenitrice di diverse compagnie sportive, sia a livello professionale che a livello dilettantistico. Il Memorial è stato un momento importante per festeggiare un anno di grandi successi, di emozioni, di soddisfazioni e certamente anche di impegno, di fatica, di lavoro, un lavoro quotidiano, che a distanza di pochi anni dalla sua nascita ha portato la Virtus Cassino a raggiungere importanti traguardi e a trasmettere in tanti sostenitori, tifosi e appassionati l'amore per lo sport e per il basket. Il team manager della Virtus Cassino, Furio De Monaco. Allora Furio, ormai un po' di tempo è passato, quindi a mente diciamo scarica ma non troppo, con nuove ambizioni si deve ripartire, quali basi solide sono state gettate e da quali basi bisogna ripartire per il prossimo anno? Le basi solide sono quelle che la società ha da quando è nata, ovvero quella di crescere esponenzialmente ogni anno facendo tesoro di quelle che sono le esperienze passate. Quest'anno siamo arrivati veramente a un passo di qualcosa di fenomenale e la cosa bella che mi piace sottolineare è vedere che quella dose di veleno che ti era rimasta dentro per non essere riuscito ad arrivare fino in fondo già è stata trasformata in energia positiva da mettere per quello che è la costruzione della squadra dell'anno prossimo. Ti ripeto, la società è cresciuta a 360 gradi, poi per quello che sono le ambizioni ci sono, rimangono, bisognerà guardare come, dove e come rifonderemo, chi rimarrà con noi, sicuramente ci porteremo un bel tesoretto partendo dai ragazzi che rimarranno con noi per la prossima stagione. In questo momento il mercato è già ferve, però ci vorrà un po' di tempo. L'unica cosa che ti ripeto, sappiamo già da dove ripartire, sappiamo già come impostare tutto quello che ci serve per migliorare laddove magari abbiamo avuto delle piccole lacune e poi il resto verrà da sé, perché io ho detto sempre, quando tutte le componenti che sono quelle di competenza, voglia e abnegazione per raggiungere un obiettivo ci sono, prima o poi l'obiettivo si raggiunge. Diciamo da responsabile di collante tra squadra e, diciamo, e società, ma anche da responsabile dell'area tecnica, lo possiamo dire insieme a coach Vettese, da dove ripartiresti? Da chi ripartiresti e dove andresti ad apportare migliorie alla squadra dell'anno scorso? Guarda, a me nomi non sono uno a cui piace fare nomi, semplicemente per il fatto che comunque non sono io quello che deve decidere, io sono parte integrante di quello che è il progetto di crescita. Il mio compito è quello di aiutare quelli che saranno i prossimi giocatori della Virtus a far capire quelle che sono le ambizioni e il DNA di questa società, che questa società poi vuole trasmettere ai giocatori. Quelli che rimarranno, io sono straconvinto che terremo quelli che sicuramente hanno fatto bene e che hanno capito quella che è la filosofia di questa società. Io sarò contento di lavorare con chiunque, così come sono stato contento di lavorare con i ragazzi quest'anno, cercando di fare il meglio, di dargli tutto quello che poteva essere la mia esperienza passata per cercare di farli avere successo. E da chiunque si ripartirà il problema non si pone, perché abbiamo visto che comunque laddove sembrava una stagione segnata verso il negativo, tra virgolette, comunque siamo stati capaci di riaddrizzarla e di arrivare a dei bei risultati. Quindi sono gli stessi giocatori che, tra virgolette, potevano aver avuto problemi durante l'anno, sono gli stessi che hanno trasformato la negatività in positività. Quindi comunque dico sempre, sono le situazioni che fanno i giocatori, quindi mettere i giocatori nelle condizioni di fare quello che sanno fare bene
e fargli capire che il loro successo è il nostro successo e viceversa, è la base per poter fare. Poi i nomi e le, come si chiama, le, quelle che possono essere le simpatie tecniche o anche a livello proprio personale vanno sempre in secondo piano, perché qua non si tratta di fare il bene dei nomi, ma si tratta di fare il bene della società, della Virtus. A nome di tutti c'è un piccolo omaggio floreale per te, tradizione della Virtus. Un grande applauso a Rosaria e a Vincenzo Formisano, grazie, grazie di cuore. Forza Virtus! Una lunga marcia, portata avanti con forza, determinazione ed entusiasmo, senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, ma al tempo stesso senza lasciare che successi e obiettivi raggiunti distogliessero l'attenzione dal percorso ancora da fare. È così, con umiltà e determinazione, che la Virtus ha lavorato in questi anni e anche nella stagione sportiva 2015-2016, e con lo stesso stile si prepara alla sfida rappresentata dal prossimo campionato. Non solo dunque un consolidamento dei risultati già ottenuti, ma, sin da ora, lo sguardo rivolto al futuro e la voglia di nuove sfide da affrontare. Intanto, una grande festa di sport e di amicizia.